Cari amici di Gamer May Cry, finalmente ci siamo. Come sono solito dire, finalmente ci siamo. Naturalmente Bloodstained, Ritual of the Night, naturalmente presa diretta, naturalmente la versione E3, naturalmente il gioco di Iga. Naturalmente vediamo cosa ci aspetta. Io non ho provato il gioco e quindi ci sarà parziale silenzio. Accidenti. Beh, innanzitutto è meraviglioso come si muove Miriam. Mi convince al 100%. L'idea della sciarpa, tra l'altro, è molto bella. I nemici. Vabbè, ha un vago stile. Non riesco bene a identificarlo, ma mi convince. Ok. Perfetto. Ok. Questa idea dei bauli, queste fiamme viola. Qui iniziamo a vedere delle cose belle. Molto carino. Vediamo un attimo. Voglio vedere un po' l'inventario. Ah, perfetto. Molto molto interessante. Il livello ricorda un po' Chino Rondo, Rondo of Blood. Il livello è tutto ambientato sulla nave Minerva e iniziano a vedersi delle cose interessanti. Anche i nemici hanno uno stile abbastanza... Non faccio zero di danno, infatti. Invece lui me ne fa parecchio. Ah, devo ovviamente colpire... Ok. Baule, cambiamo un attimo un equip strano, ok, procediamo. Vediamo di andare di qua. Ah, no, vabbè, da chi è conoscenze sotto si sente la musica di Michiru Yamane. Devo dire che sembra molto bella. Bello. Ah. Beh, quello che non convinceva è che erano le animazioni così, in realtà convince al 100%. È una piacevole sorpresa questa demo. Slide, ok, quindi scivolata. Queste fiamme violacee sono spettacolari. E qui iniziamo già a vedere l'impostazione un po' Metroidvania. Forse i nemici non sono al massimo, per quanto... interessante un po'. Non so cosa sia successo. Ok, ah, ho capito. Ah, vabbè, ho preso i poteri. Beh, questo è un vecchio ricordo. Ho preso i poteri. Molto interessante il fatto di prendere i poteri e poi di poterli utilizzare come tatuaggi. Vediamo un po'. Anello. Sì, questo sarà tutto, mi auguro, tradotto in italiano, però vabbè, è una piccolezza, una mia fissazione, o meglio. Ecco, forse i nemici non sono così incredibili come mi aspettavo, ma chiaramente non vorranno farci vedere niente del gioco. Questi nemici un po' blobosi, un po'... Però, insomma, interessante, animazioni ci sono, lo stile c'è. Tra l'altro la cannonata ricordava Gekkano, ovviamente, un piccolo, ovvero Symphony of the Night. Andiamo di qua. Ah, ecco il famoso mostro.
interessante, interessante. No, no, è promosso in pieno. Per adesso è promosso in pieno. Questi strani. Queste strane creature prese dalla demonologia occidentale. Adesso non ricordo il nome. Intanto sottofondo la musica meravigliosa di Michiru Yamane. Contentissimo di aver preso il pacchetto completo. Vediamo un po'. Classici. C'è un baule. Ah, molto interessante. Qui sto utilizzando i poteri naturalmente dei tatuaggi, dei cristalli, Crystal Shards, che ovviamente sono poi poteri come aveva Soma Kurusu oppure gli altri personaggi. Ecco, infatti, level up. Ho preso un livello. Bello anche il nastro che dà il livello, molto bello. Molto bello, si vede assolutamente un dettaglio che non può che far piacere. Meritatissimi per chi ha donato, è meritatissimo. No, qui si respira proprio l'atmosfera Castlevania proprio al 100%. Non dovrei dirlo perché questo non è Castlevania, però bisogna proprio dirlo, è proprio Metroidvania. Igavania veramente fatto benissimo. Ok. Stivalini, altra arma. Perché non riesco a... Ok. Cambiamo boot. Abbiamo una pozioncina. È molto... Avete notato che selezionando un'altra arma adesso faccio degli attacchi con i calci. Ho selezionato gli stivali e adesso è cambiata completamente l'animazione. Cambiata anche il dress di Miriam, questi calci un po' tecchenosi, però interessante, molto interessante. Il livello è costruito anche molto bene, effetti luce, c'è un ottimo scrolling, veramente. Allora, io voglio prendere questo, ok, andiamo di qua. Allora, questi mostrini sembrano un po' così, un po' alienini, un po' alien, un po' contra. Che cosa? Ah, suppongo ci sia il boss. Cioè, guardate la mia il mio impedimento. E ho preso un altro Crystal Shards, un altro potere, Cerulean Splash. Vediamo cosa fa. No, adesso non lo voglio usare. Andiamo di qua. Vabbè, monetine. Ah, è bellissimo questo livello della nave. Speriamo di giocare un po' meglio. Sono molto deboli, ma non credo che sarà così nella versione finale del gioco. Non credo proprio. Voglio vedere. Ok, una pozioncina. È meglio rimettere la spada. Ma molto interessante il fatto che a seconda di come si prende il a seconda di cosa si prende, cosa si equipa, cosa si equipaggia, cambiano anche le animazioni. Adesso vedete, sono tornate gli stivali a Miriam. Prima aveva quelle specie di scarpe da ballerina che però le permettevano di dare dei calci. Andiamo di qua. Ah, un'altra armaturona. Strana com'è. Strano, un po' uno stile diverso da... un po' la Gyver, non lo so, boh. Andiamo di qua.
Livello vasto, eh? Un bel livello vasto, si può scendere, esatto. Direi che qui ci attende. Bello, bello queste cose animate, molto molto carine. Questa grafica c'è il shading, queste cose no, però. Queste cose non tantissimo. Non, ma vabbè, uno stile un po' alla One Chambara, se vogliamo. Però non mi fa impazzire il design di questo mostro. Però magari. Ah, voglio cambiare un attimo. Ok. Sì, interessante. Adesso la nave, immagino che. Con queste tettone non mi fa impazzire questo stile, eh. Però magari è voluto. Fatto così. Madonna, che tettone. Vabbè, deve essere un po' fanservice, probabilmente anche fatto per gli americani che vogliono queste cose. Comunque sì, mamma mia, quasi ipnotiche. Vabbè, un attacco idrico. Continuo a colpirla. Vediamo di. Eppure. Oh! Level up. E conseguentemente. Cosa succede? Ah! La demo finisce in maniera brutale. Ok, perfetto. Thank you for playing. Allora, considerazioni finali. Il gioco ci sta, il gioco è interessante, quello che ho visto è fatto molto bene, secondo me sarà un titolo imperdibile per i fan di Castlevania e per i fan di Metroidvania, anche di giochi similari, e quello che ho visto mi ha convinto tutto, quasi al 100%, quasi tutto quanto, forse un po'... quest'ultimo boss che ha una grafica che insomma uno stile estetico proprio che non mi piace tantissimo, però insomma gran gioco per adesso e secondo me sarà un titolo molto interessante. Aqua approved al 100%, ragazzi. Voglio anche ricordarvi che gestisco la pagina ufficiale di Bloodstained Ritual of the Night, ovviamente Italia, che è un riflesso della pagina ufficiale di Bloodstained, che conta ben più di 27.000 iscritti. Raggiungeteci e ricordate che la notte oscura è piena di Igavania.